Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Minecraft Vanilla. La scorsa volta avevo iniziato a costruire la nostra villa dei sogni, ma oggi, prima di andare a continuarla, ho bisogno di fare una cosa molto importante. Mentre ero off camera, ho farmicchiato un pochettino di quarzo, veramente poco. E siccome è poco e per craftarne di più ho bisogno di tanto oro da per poi darlo al nostro amato Piglin, una cosa che dobbiamo assolutamente andare a fare è un sistema di redstone che ci permetta di craftare autonomamente i blocchi d'oro, in modo da occupare meno posto all'interno delle nostre ceste nella farm d'oro. E per farlo andremo ad utilizzare il nostro amico Crafter. Così finalmente possiamo utilizzare questo nuovo item aggiunto in Minecraft 1.21. Ora, l'unico dubbio che mi rimane è come funzioni effettivamente. Ma ora è tempo di distruggere tutto quanto quello che avevo creato tempo addietro per rifarlo da zero, in quanto dovranno finire tutti i blocchi all'interno del crafter. Perfetto, dovremmo esserci. Innanzitutto, per evitare che vengano bloccati item o cose del genere, io andrei a posizionare magari una cesta subito sotto al nostro hopper, in modo che si possano staccare da qualche parte, e poi subito sotto la nostra cesta andrei a posizionare il nostro crafter, magari messo in modo corretto. Ci aggiungiamo un bellissimo hopper. E ora andiamo a capire come funziona esattamente questo coso. In teoria, con 9 pepite dovrebbe farmi il lingotto d'oro, cosa che sta effettivamente facendo. Quindi se poi noi andiamo a fare questa cosa qua, tecnicamente dovrebbe fare i lingotti. Tuttavia, penso gli serva un segnale di redstone o comunque qualcosa. Quindi prendiamo la nostra stone e andiamo a capire come funziona effettivamente. Allora, dovrei avere più o meno capito circa il funzionamento di questo coso. Spoiler, no. Ok ragazzi, allora questo dovrebbe essere il meccanismo in teoria. È la settima volta che lo rifaccio perché non sto capendo come cavolo dovrebbe funzionare. Dannazione. Ora, se noi andiamo a mettere le nostre pepite all'interno, in teoria dovrebbe sparare fuori qualcosa nella cesta, giusto? Appena arrivi a 9. Oh, l'abbiamo fatta! Grazie, 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 grazie. Applausi, applausi. E beh ragazzi, dato che ci siamo, direi di automatizzarlo ancora meglio e del tutto facendo un altro crafter. Bene, quindi ora abbiamo finito la nostra farm. Adesso posso rimanere AFK e farmare all'infinito. Ragazzuoli, ci vediamo tra una giornata. Allora lascio qui un'intera giornata e vediamo come procede e quanto farmiamo. Allora ragazzi, ho farmato uno stack 36 di oro e finalmente... Beh, devo solo tornare dal mio piglin a dargli in quarzo, però non adesso, gli lascerò un attimo lì. E devo dire che il crafter funziona veramente bene. Let's go! Ora direi che possiamo andare avanti con la nostra villa, ma prima una dormitina di sicuro non ci dispiace. Va bene, siccome non posso dormire, andrò a piazzarmi questi blocchi di quarzo. Direi che sta prendendo forma e come. Ora, prendiamo la nostra pala e andiamo a obliterare, per così dire, la terra che sta qui sotto. Poi di terra ce n'è veramente poca, dato che c'è la pietra. Però, dettagli, ora andiamo a levare anche questa. Magari cerchiamo di non levare l'ultimo pezzo di terra. E direi che possiamo anche fare una bella fornace dove poter cuocere la nostra pietra. Carbone dentro e via, cuociti tutta. Nel mentre, dato che abbiamo già le smoothstone, direi di fare almeno il contorno che sta attaccato alla villa. Eccolo là, a posto così. Oh, qui sotto, come vi avevo già detto, volevo fare la piscina che va verso il basso. Quindi dobbiamo andare a creare delle scalettine. Scalettine che in realtà farei sia col quarzo, perché tanto ne abbiamo, tipo questo qua. E basta in realtà. Forse andrei a posizionare magari questo, non so come sia come blocco. Secondo me potrebbe anche starci in realtà. Forse è un po' too much come discesa. Quindi allunghiamola di 2 e scendiamo molto più lentamente. Che poi ci sono le vecchie signore anziane che mi cadono e si spaccano l'anca. Leviamo anche quest'ultimo strato e andiamo poi a mettere i nostri brick. Che ho finito. Perfetto, mi servirà altro quarzo, ma direi che intanto abbiamo dato. E direi che la nostra piscina sta iniziando a prendere forma. Andrei a prendere anche delle sea lantern, così le mettiamo già sotto e così inizia già ad avere la sua luce. Ehi, ma io non vi avevo chiuse a voi. Come cavolo avete fatto a rispuntare? Maledette. Delle sea lantern in realtà le metterei magari ai lati, quindi... ai lati ma sulle scale. Secondo me potrebbe uscire qualcosa di carino. Ad esempio qui.
di qua. Perfetto, così abbiamo l'effetto della scaletta che scende. E poi, boh, le distanziamo magari di 3 e la mettiamo qua. Tanto poi questo qua andrà tutto quanto rivestito in quarzo. Stavo pensando, io ho veramente pochissimissima clay. Quindi se noi questi qui li andiamo a fare con legno di jungle, come vengono? Una bella domanda. Ora non mi ricordo più dove stava il legno, però lì in teoria. Tra l'altro questi qua sarebbero anche perfetti poi per il sopra, perché abbiamo il legno anche sopra, quindi non dovrebbe venire poi così male. Oh, sapete che in realtà forse non mi dispiacciono. Leviamo anche questi al volo. Voilà, vediamo un attimo com'è venuto. Ma sapete che quasi quasi, perché fare la solita casa moderna con la clay scura quando abbiamo il legno? E ora direi di occuparci del davanti della nostra villa, perché ogni villa che si rispetti deve avere la propria entrata. Prima ho preso delle foglie, che tra l'altro sono di oak. Direi di piazzare magari delle foglie qui intanto, che fanno un po' da contorno alla villa e gli diamo anche un pochettino di verde. Sotto direi di andare a posizionare della legna cotta. Della legna cotta? Sotto direi di posizionare magari delle slab che fanno il giro e si connettono, tipo magari anche a strisce. Quindi andiamo un attimo a levare queste e questa zona qui, e poi anche questa. Ok, intanto per cominciare facciamo così, così almeno gli diamo anche, diciamo, un perimetro al tutto. Mentre in mezzo potremmo andare a posizionare magari della diorite. Adesso vado a prenderne un po' e vediamo un po' come viene. Allora, vi devo dire, ho messo il contorno, ho messo la diorite, però non mi fa impazzire, eh. Cioè, ci sta il fatto che sia magari davanti, che sia bianco, però non mi sta facendo impazzire. Forse con questa mi sa che la diorite è bocciata. Però mi sono portato della terracotta scuretta, quindi magari con questa è meglio? E secondo me con questa davanti viene tutto meglio. Non lo so, mi dà un impatto magari più scuro, perché poi è tutto troppo bianco? Potrebbe essere, quindi devo solo aspettare che il villager mi risblocchi il trade e, beh, farmarne ancora un po'. E ovviamente deve iniziare a piovere, che palle! Però ragazzi, metterei magari delle trapdoor, magari quelle di spruce, che comunque mi danno anche un effetto un po' più scuro dove ci sono i cespugli. Così abbiamo anche questa differenza di colori, che secondo me non è male. Uffa, me ne mancano due! Ah, prendiamo altro legno. Bene, terminate. Direi che ci sta. Allora ragazzuoli, ho recuperato altro quarzo. È notte, mannaggia, torniamo a letto. Ora che finalmente è passata la notte ed è anche finito di piovere, direi che possiamo tornare alla villozza. Allora, non mi ricordo dove avessi lasciato il tutto, ma una cosa è certa, dovevo andare a finire la mia piscina. Andiamo a posizionare gli ultimi blocchi con le ultime slab, poi direi che possiamo aprire l'acqua e terminare qui il nostro video. Nel mentre però posso farmi il quarzo, quello smooth, che non so come si fa. Pareti della piscina, questa qua li facciamo tutti in brick di quarzo, così ci leviamo anche il problema di non avere la smoothstone e gli diamo anche una texture diversa dal solito. Ottimo, direi che la nostra piscina al momento è finita, dobbiamo solamente aprire finalmente le porte all'acqua. E 3, e 2, e 1, bam! Oh, finalmente, guardate come entra bene l'acqua. Ora, beh, non rimane che portarla a livello giusto. E in realtà, sapete cosa? Direi di fare anche un pezzettino di terra che va fuori in quarzo cesellato, così. Così almeno diamo una continuità alla piscina verso il mare. Direi che è perfetto. Ora secchio la mano e riempiamo la nostra piscina. Perfetto, prossima volta che facciamo una cosa del genere, ragazzi, prendere nota, prima di levare la terra, posizionare l'acqua al suo interno, altrimenti viene una schifezza e devo perderci 40 anni a sistemare le cose.
Perfetto, e ora che la piscina è aperta al pubblico, non rimane che fare un lettino. Ed eccoli qua, molto semplici, tranquilli, senza grandi problemi. Mancherebbe l'ombrellone, questo è vero, però non ho della lana né del colorante al momento, quindi beh, lo metteremo la prossima volta. Per ora direi che stiamo procedendo bene e non mi rimane che farmare altri 4 miliardi di quarzo. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!